Channel, canale 98 del digitale terrestre, come sempre in diretta oggi, venerdì 15 novembre 2024. Sono le 10 e qualche minuto. Ricordo YouTube eh, per vederci sui sistemi informatici. 0346 2950, il numero del centralino. Adesso ci ascoltiamo, una bellissima mazzurca E poi vengo a presentarvi il nostro gradito ospite della puntata. Thank you. Eccoci qua. Oggi si vuol parlare un po' di energia, si vuol parlare e sottolineare cosa sono le comunità energetiche. Si vuol parlare in senso lato di tutto quello. Faccio una piccolissima premessa prima di dare la parola al nostro ospite e di presentarvelo. Sulla fine del 1800 sono cominciate le prime centrali idroelettriche. Si è cominciato ad illuminare le prime città, l'energia elettrica è venuta prepotentemente in avanti perché si è capito che con l'energia elettrica si potevano fare tantissime cose senza essere limitati. Eh, si sono introdotte motorizzazioni nelle fabbriche, prima c'erano le trasmissioni con una cinghia continua e un motore e sono state generate tante cose. Eh, si ha avuto eh, la valleggia a Rovetta come ente diciamo, di distribuzione elettrica, avevamo la Crespi qui, c'era l'Orobbia in Bergamo, c'erano tante realtà che poi un bel giorno sono state assorbite e sono diventate Enel è andata avanti per un bel po' di tempo e per cui c'era un unico fornitore, un unico interlocutore, un'unica bolletta. Oggi si è ritornati al mercato libero, si è ritornati diciamo, a una deregolazione e abbiamo centinaia di offerte, eccetera, e dobbiamo stare un po' attenti alle offerte mirate, soprattutto quando ci sono gli interventi telefonici che non sempre sono limpidi. Fatta questa doverosa premessa, ho il piacere, l'onore e non certamente l'onere di ospitare il signor Filippo Servalli, a cui stringo gentilmente la mano. Lui è un esperto di sviluppo sostenibile e per inciso, perché poi qualcuno magari me lo dice, per non lasciarsi mancare niente, fa anche il sindaco pro tempore del comune di Gandino. Filippo, a te la parola. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, eh, questo è un, un momento in cui ringrazio qui la, la, la televisione per darmi la possibilità di raccontare un po' quello che negli ultimi miei vent'anni ho seguito in un grosso gruppo qua della zona, ma lavorando sui temi appunto della, dello sviluppo sostenibile, quindi parlando soprattutto sui temi dell'energia perché poi alla fine l'energia è uno degli elementi base su cui fare il percorso della, della sostenibilità ma la parola sostenibilità è un termine molto ampio quello che mi permetto di evidenziare è che noi in Europa di grossa energia non, non ne abbiamo però ne consumiamo tanta non certo come gli Stati Uniti e come la Cina quindi il tema dell'energia è un tema strategico cioè quindi capire gestire bene Sviluppare tutto quello che è il tema dell'energia è fondamentale per il futuro nost delle nostre generazioni, ma anche per noi, oggi. Quindi, la grossa, grande e forte attenzione che in Europa, in Italia dobbiamo dare l'energia eh, credo che debba partire anche dalle nostre comunità locali, dalle nostre, esper dalle nostre esperienze locali. Quindi, primo tema: l'energia ci aiuta per il prossimo futuro. Quindi, dobbiamo conoscerla, capirla e affrontarla in maniera in maniera organico, come si dice, facendo in maniera di poter fare le cose fatte bene. Quindi far bene le cose che riguardano tutto quello che riguarda il consumo dell'energia, oltre che ovviamente la produzione. Come diceva Giacomo, eh, inizio fine 800, inizio 900 è stato il percorso dell'energia. Quindi nel nostro territorio, tra l'altro, la fortuna di avere l'acqua che ci consente per, per una buona parte di coprire il fabbisogno energetico, che però sappiamo non è sufficiente per la risposta a, ecco. ai bisogni del, del, del nostro territorio, al bisogno del sistema imprenditoriale, commerciale, turistico che abbiamo in Val Seriana. Siamo dei consumatori di energia. L'Italia è uscita con dei referendum dal nucleare, ci siamo basati forse inopinatamente solo sull'acqua. Poi si è cominciato a parlare di eolico, si è cominciato a parlare di solare, si è cominciato a parlare purtroppo di carbone o di metano perché molte centrali che generano o cogenerano eh, energia elettrica vengono alimentate ancora con combustibili fossili. Il metano, dicevano, è pulito da una mano. Abbiamo visto dopo la recente presa di posizione... Del nostro amico Putin, quello che stava succedendo purtroppo in Europa, quando si è dipendenti all'80% da un solo eh, veicolatore di, di carburante. Filippo, eh, cominciamo con le comunità energetiche. Cosa sono? Perché devono essere formate e perché devono funzionare? Allora, eh, come dicevo. Parte anche da noi la possibilità di essere eh, costruttori del nostro futuro attraverso un consumo equilibrato dell'energia. Eh, l'energia viene prodotta in tanti modi e viene trasportata. Ecco questo passaggio qua bruciamo dal 20 al 30% dell'energia. Dal momento che la produciamo a quando la consumiamo, tutto questo trasporto, lo spostamento, l'energia che passa nei cavi, la dispersione dei cavidotti, ci porta a eh, a far diventare questo tema centrale. Quindi la prima fase, quello che possiamo fare noi cittadini, è quella di riuscire a consumare il giusto. Ecco che allora hanno iniziato a proporre questo percorso delle comunità energetiche perché? Perché nel frattempo, con gli investimenti fatti un po' da tutti sui pannelli solari, sulle, sulle parti di produzione energetica in altre zone, anche con l'eolico, eccetera, c'è dell'energia prodotta vicino dove si consuma. Allora, siccome c'è questo trasporto che diventa un, un, una perdita, se noi non lo trasportiamo ma lo usiamo immediatamente, nel momento in cui viene prodotta, non buttiamo via niente di energia. Quindi siamo efficienti a quel 30%, 30% diciamo. Le comunità energetiche nascono in questa logica di mettere insieme i cittadini. Le piccole imprese, non le grandi imprese, quindi le grandi imprese devono organizzarsi per conto loro. Mettere insieme l'energia e di queste i consumi dell'energia di queste persone tra chi ha sul suo tetto il pannello solare o nella piccola impresa, chi ha la il consumo nella sua azienda, ma non sempre, per esempio il sabato e la domenica, le imprese molto spesso non consumano. Quindi la logica delle comunità energetiche è mettersi insieme tra produttori, consumatori e produttori consumatori. Cosa ne salta fuori, diciamo, di tutta questa operazione? Ne salta fuori un risparmio di quel 30% che sulle bollette dei singole persone diventa un 20%. Se una comunità energetica funziona bene, l'organizzazione, quindi vuol dire chi coordina, chi mette insieme, oggi con la tecnologia riusciamo a connetterci in maniera corretta. Se ci mettiamo insieme bene la bolletta diminuisce del 20%. E questo credo sia il primo elemento per dire: perché chi ti dice male con l'unità comunità energetica? No, siamo dal 15 al 20%. Questo è il valore di chi entra nella comunità energetica, purtroppo. C'è stato un po' di rallentamento perché io, poi, essendo anche sindaco, noi uno delle prime atti che abbiamo fatto è stato a settembre del 2022, quindi sono passati più di due anni. Abbiamo fatto la riunione sulle comunità energetiche, c'erano quasi 200 persone in sala della biblioteca, 180 mi ricordo, perché mai state tante persone in quel luogo lì. E, e, e abbiamo presentato le comunità energetiche, ma purtroppo però mancavano delle norme per poterle realizzare, perché per poterla far partire bisogna mettere insieme o, o una cooperativa, un'associazione, però non c'erano le regole per metterle insieme. Mi permetto di dire che qua c'è stato qualcuno che non le voleva, perché quel 20% in meno sulla bolletta è un'entrata in meno per chi oggi eh, ci vende l'energia. quindi... Eh, Chiusa parentesi, però bisogna dirle le cose. Questo è stato il rallentamento anche per noi. Qua mi dispiace per i miei cittadini di Gandino che in una ottantina hanno firmato il documento per entrare nella comunità energetica. Tra l'altro è stato un grande successo all'inizio. Quindi siamo lì pronti. Adesso, probabilmente al prossimo Consiglio Comunale, proprio di, di fine novembre, approveremo finalmente il documento che ci consente di far partire la comunità energetica con questa possibilità appunto di aggregare le persone. Le persone non devo fare tantissimo Giacomo, devo solo dire dare i documenti, dare gli elementi, dare la loro bolletta, le loro spese eccetera, dire che fanno parte della comunità energetica, registrarsi, il sistema a fine, a fine eh, consumo dirà... Caro Filippo Servalli, tu hai consumato TOT e hai questa bolletta. Quel 20% lì la comunità energetica deciderà cosa farne. Possiamo dirlo che cosa decidiamo? Che illuminiamo il paese, illuminiamo il paese, quindi si paga di meno la bolletta energetica del paese. Eh, diamo a ciascuno il proprio valore se la comunità decide di dare a ciascuno il proprio valore, quel valore va, viene dato in valore economico distribuito a tutti quelli che hanno aderito. Vogliamo dare, far pagare l'energia, dare un aiuto alle famiglie più bisognose? Lo facciamo in questa logica qua. Però non sprechiamo energia, quindi non buttiamo via niente, la facciamo usare a tutti e questo è un vantaggio sia economico per tutti, perché alla fine... Evitiamo, se è un vantaggio sociale, l'illuminazione del paese, noi spendiamo di illuminazione 50.000 euro all'anno, se quella è il 20% in meno, sono 10.000 euro in meno che i cittadini pagano in meno. Quindi non è sulla bolletta diretta, se però la comunità energetica dice no, noi quel valore lì lo distribuiamo sui soci, viene distribuito su quelli che aderiscono. Non Torno so se, vi... se sono stato chiaro nel spiegare. No, è stato chiarissimo. Torno indietro solo un attimo. Filippo ha detto eh, c'è una certa dispersione nel trasporto. Io ho iniziato a parlare di elettricità quando avevo 12 anni, ormai ne ho 72, perciò 60 anni fa col defunto professor Tinarelli, quello che spiccò il volo da Clusone da ad Trara a San Rocco e eh, che mi diede i primi rudimenti diciamo, della fisica e dell'elettricità. C'è da dire anche una cosa, come giustamente ha detto Filippo. Un po' si perde nel trasporto, però ricordiamoci anche una cosa. Quando l'alta tensione o la media tensione arriva alla cabina o al palo esterno dove c'è allocato un trasformatore, anche quel trasformatore lì fisicamente rappresenta un consumo. Per cui, se il distributore porta lì 100, dopo il trasformatore porta via solo 85. Ecco perché sulle bollette ci troviamo quella voce che dice trasporto, oneri, eccetera la stessa cosa in piccolino quando qualcuno mi dice "Ma io ho una casa sfitta, però c'ho da in corrente e chissà perché un pochino la consumo". Sì, gli dico "Signora, c'è il centralino della TV attaccato, c'è il trasformatore dei campanelli o dei citofoni, che bene o male qualche kilowatt alla fine dell'anno si mangiano". Chiusa questa parentesi, ritorniamo alle nostre comunità energetiche. Come si devono sviluppare? Zona per zona, comune per comune o aggregazione tra comunità? Ecco, da questo punto di vista, ottima domanda. Il tema di fondo è che bisogna che sia la più vicina possibile al consumo: la produzione è la più vicina al consumo. Noi abbiamo almeno per la zona della Val Gandino che conosco bene, abbiamo, siamo sotto un'unica eh, centrale di distribuzione, quindi. Potremmo fare una comunità energetica della media valseriana, per intenderci. Quasi tutti i comuni potrebbero inserirsi, però ovviamente questo diventa problematico per la gestione proprio perché uno di Alzano eh, che vende l'energia, uno di Gandino diventa che, vende, che consente, uno di Gandino che in quel momento sta consumando energia mentre lui di Alzano non la sta consumando diventa problematico. Allora si stava ragionando per zone omogenee, un po' più vicine, vicine ai nostri luoghi. Ecco che siamo fondamentalmente ogni... Comune, ogni area potrebbe fare questo percorso. Quindi noi come Gandino stiamo mettendo insieme appunto la Val Gandino, in particolare Gandino e, e alcune aziende collegate, anche se non sono in Gandino. Quindi il percorso è quello aderire a una comunità energetica, noi stiamo facendo partecipando probabilmente la definizione sarà una fondazione, quindi c'è una fondazione senza scopo di lucro che mette insieme tutti i soggetti che aderiranno. Come dicevo, abbiamo ricevuto una settantina, ottantina di adesioni, quindi quelli con quella loro adesione nel giro di qualche mese potremmo entrare nella comunità energetica. La stessa comunità energetica deciderà come distribuire quei fondi, come dicevo prima. Quindi la possibilità di entrare è, per quanto riguarda quelli del mio territorio, è eh, appunto parlare, chiamare il comune di Gandino e quindi vi daremo tutte le indicazioni. C'è già un sito, c'è già tutto, un link dove collegarsi, eccetera, tramite il sito del comune di Gandino. Ma questa cosa la stanno facendo un po' tutti i comuni, quindi in tutta la valle. Io so da Clusone a Parre a, a Albino a Gazzaniga, eccetera, stanno lavorando su questo tema. Ripeto, siamo. In, in fase di definizione operativa perché? perché è stato bloccato per due anni. Quindi, ancora la piccola polemica che ho detto prima: chi, chi produce energia oggi, chi ci vende energia, non vuole che ci sia questo percorso perché, perché questo ci consente di eh, risparmiare sulla bolletta tanti, tanti, tanti costi e, eh, ovviamente, non è un'entrata di questi produttori. Quindi, eh, tutti possono far parte, vengono definiti i produttori chi produce. I consumatori, gli autoconsumatori che producono in parte, in parte se lo consumano poi dopo gli avanzi in alcuni momenti, e invece chi è solo consumatore? Quindi c'è un equilibrio, se il, il, la mattina il fornaio che ha i forni elettrici per fare cuocere il pane, consuma tanto, il pomeriggio poi non ce l'ha più, quindi quell'energia lì, lui dal punto di vista, la usiamo in un'altra un formula, diamo a chi il pomeriggio magari è il bar o quell'iniziativa o quel locale dove ci sono tante persone, quindi da questo punto di vista questo è il primo passaggio. L'altra cosa che le comunità energetiche fanno sono accelerare gli investimenti, di privati o di enti pubblici, noi come comune abbiamo fatto una domanda in ragione per 500 mila euro di investimento e altri 70 mila per per esempio coprire le tribune del campo, del, del, del campo di calcio della Gandinese, fare in maniera di coprirle con i pannelli solari, stiamo aspettando adesso il progetto definitivo ma a breve, in maniera che tutti questi siano possibili fornitori di energia che mettiamo a disposizione un po' di tutti. L'investimento ovviamente, in questo momento ci sono tanti anche finanziamenti, sia per le piccole imprese che per gli enti locali, quindi la possibilità di... di essere anche produttori di energia, ovviamente questo consente di avere comunque il proprio guadagno per la produzione di energia della vendita normale, ma c'è questo altro piccolo guadagno che è dal 15 al 20% che va a chi fa parte della comunità energetica. Quindi mi permetto di dire che è un percorso in Olanda, sono già 7-8 anni che questa cosa funziona e, e da questo punto di vista è importante che anche i nostri territori ci credano e investano su questo tema qua. A questo proposito non so se c'è un'immagine che può essere fatta vedere della Ciodera dove praticamente c'è un'ipotesi progettuale, sapete che Andino ha una storia importante per quanto riguarda la parte della eh, della storia tessile, i famosi panni lana, questo tema qua. Quindi abbiamo visto che ci sono ancora due o tre zone dove c'erano questi gradoni dove venivano messi al sole i panni per asciugare e questi gradoni sono perfetti per posizionare dei pannelli solari. Quindi questa logica qua stiamo vedendo anche con i proprietari, con gli imprenditori, eccetera. Eh, C'è un'immagine, credo che si vede, di, di come dovrebbe diventare l'immagine della ciodera. Ecco, un percorso, questi sono eh, i calcoli che abbiamo fatto per il posizionamento non so se l'immagine forse ce n'è una dove si ecco ecco per esempio questa questa qua ecco questa è una ex ciodera nel via opifici dove abbiamo ipotizzato già anche nel piano regolatore che possa essere luogo per la produzione di energia quindi anche qua il nostro territorio ci dice, studiamo bene i nostri, le nostre aree. Se negli, nel 600 avevamo messo lì le ciodere per far asciugare i panni lana, vuol dire che il sole arriva, che l'energia eh, solare è facilmente raccoglibile, ecco che lì l'abbiamo inserita come strategia per lo sviluppo dei pannelli solari. Quindi ci sono delle sinergie del passato che ci fanno dire il solare è un tema che ci consente di sviluppare veramente la produzione locale di energia a basso costo a vantaggio di tutta la comunità. Quindi questo mi permetto di dire è un tema importante per tutti i nostri comuni. Ecco, prima di fermarci per la pausa alla regia... Vorrei chiederti una curiosità che qualcuno mi ha proprio chiesto dicendo faccio una puntata parlando di energie. La Svizzera come messa rispetto al resto d'Europa? Loro riescono a cogenerare tutto con l'acqua o acquistano anche loro fuori mercato? No, loro bisogna dire che la Svizzera ha ancora la produzione di, di nucleare quindi ah, ecco, da questo ok. punto di vista la Svizzera è uno dei più grossi produttori di energia idroelettrica ma anche l'Italia. Perché è quasi vicino al 40%, 35% okay. di produzione di energia idraulica quindi questo è un bel tema. Però la Svizzera ha inserito, ha, ha da sempre mantenuto lo sviluppo dell'energia nucleare come supporto, come completamento. Ma è cioè lei del... che vende, no, di fatti noi in alcuni momenti noi compriamo anche dalla Svizzera, sì. Tra l'altro ci sono tanti, tanti impianti che sono tanti. Adesso, sinceramente, il numero preciso di impianti nucleari in Svizzera non lo so, però dal punto di vista del, della possibilità di avere energia ci sono degli elettrodotti che vengono anche da noi, quindi soprattutto per certi momenti dove ci sono i consumi dell'industria noi abbiamo molto più industria della Svizzera, quindi da questo punto di vista il consumo assorbiamo energetico di più. assorbiamo di più quindi è facile che in questo modo ci sia la possibilità di Beh, sviluppare però non c'è da dire anche una cosa, gli svizzeri per esempio per cucinare mh, e anche per riscaldare loro usano soprattutto l'energia elettrica, perché difficilmente vai io mi riferisco a Lugano, Locarno a Scona, a Bellinzona posti che ho frequentato per ragioni di lavoro saltuariamente, eh, trovi solo piani di cottura, allora erano resistenze, oggi saranno sicuramente più evoluti, però anche il riscaldamento è così, quasi tutto generato, anzi va detto anche una cosa, là gli utenti quasi tutti hanno il tre fasi in casa, mentre noi abbiamo l'energia elettrica, il famoso 220 che è monofase, loro hanno il tre fasi perché mh, le piastre elettriche, la lavatrice, il riscaldamento eccetera eccetera, diciamo che sono leggermente più puliti di noi come eh, emissioni. Sì, su questo effettivamente bisogna dire che con il nucleare che non è considerato ad alto impatto, anche se ovviamente poi le scorie durano nel tempo, ma eh, con l'idroelettrico e con tanti investimenti sulle energie rinnovabili loro hanno un mix energetico a, basso, a bassa emissione. A questo proposito, eh, volevo, prima di magari chiudere, volevo far vedere se la regia ci fa vedere quelle immagini, le ultime immagini che ho fornito rispetto a un'ipotesi, oltre alla Ciodera, abbiamo delle altre ipotesi sul territorio di produzione di energia, che è fondamentalmente le, la piattaforma ecologica che abbiamo a Gandino. E una delle ipotesi che abbiamo in piano regolatore è proprio quella di fare in mano abbiamo una piattaforma ecologica che vorremmo coprire con tutti i pannelli solari facendo in maniera che tutta l'area sia coperta e possa produrre energia e poi davanti costruire un altro parco solare a terra la immagine successiva immagino dove con un capannone piccolo capannone possa essere fatto il lavoro di riuso e di recupero quindi recuperare tu che sei un esperto anche di materiali elettrici, di recuperare un po' i diversi materiali per non buttar via niente e poi sul prato davanti la parte dove si vede adesso in verde la, la messa in dimora di pannelli solari in maniera che abbiamo pannelli solari a terra, pannelli solari sul tetto pannelli solari alla copertura del, del, della discarica del, della piattaforma ecologica in maniera che è un'ipotesi di area, sono circa 800 un megawatt da, da, da 0,8 a 1 megawatt di energia che potrebbe essere prodotta in loco questa dovrebbe entrare completamente l'energia nella comunità energetica di, di Gandino e sarebbe un tema, ecco qua si vede le, le tre aree che potrebbero coprire, è un progetto che abbiamo, stiamo discutendo adesso nel PGT che presenteremo qua all'inizio di gennaio, però per dire abbiamo nel territorio dei luoghi che possono aiutarci a produrre l'energia a basso impatto e vicino al consumo, non sarà tutto quello che possiamo fare, ma poi ne parliamo dopo magari sul tema del metano, del petrolio, eccetera, di qual è questo problema, mi permetto di dire Giacomo per l'Italia ma soprattutto per tutta Europa. Diamo la linea alla regia per il consueto spazio istituzionale. Dal 18 al 30 novembre si accende il Black Friday da Ostilio Mobili e Veneta Cucine. 30% di sconto sull'acquisto della tua nuova cucina. Hai capito bene? Oltre alle promozioni già attive che ti consentono di avere il piano Caranto in omaggio, oppure un elettrodomestico a scelta e un finanziamento a tasso agevolato, avrai in aggiunta uno sconto del 30% direttamente in showroom. Affrettati! Solo dal 18 al 30 novembre puoi approfittare del Black Friday di Ostilio Mobile e Veneta Cucine. Vieni in showroom a Bressa in Viale Duca degli Abruzzi 101. Ti aspettiamo! Solo da Iperal, dal 13 al 27 novembre. I prodotti scontati fino al 50% ti aspettano! Un esempio: tonno mare blu extra gusto. 6 confezioni da 80 grammi a soli 4,29 euro. Offerte valide dal 13 al 27 novembre. Benvenuti da 123 Gold a Comenduno di Albino. Siamo specializzati nel ritiro di oro usato, argento, monete, metalli preziosi e tanto altro. Offriamo da sempre la migliore garanzia di serietà e professionalità. L'esperienza maturata in 30 anni di attività ci ha portato a proporre una formula ancora più semplice e immediata che permetta ai nostri clienti di ottenere il massimo dei propri oggetti preziosi. Alex ti aspetta per una valutazione gratuita al semaforo di Comenduno di Albino in via Provinciale 73, telefono 035 76 11 13. channel in partenza sabato sera alle ore 20:30 il nuovo forma dedicato alla Valtellina, Valtellina da vivere. State con noi. Energie, energie rinnovabili, energia elettrica. Un piccolissimo passaggio prima di ridare la parola al mio ospite i cugini francesi, una decina d'anni fa, loro hanno ancora i possedimenti d'oltremare, Martinica, eccetera, hanno fatto un esperimento. Usando delle microonde dalla Francia e con un, interponendosi con un satellite, mandavano l'energia elettrica in uno dei loro possedimenti. Ma la cosa è stata talmente dispersiva e poco pratica. Che l'hanno chiusa dopo aver fatto la sperimentazione. Però è una cosa che qualcuno ha tentato di fare, come quasi quel famoso raggio della morte che tutti dicevano che avesse inventato Marconi prima della seconda guerra mondiale. Chiusa questa parentesi, anche per non divagare, torniamo ai nostri consumi. Torniamo al petrolio, torniamo al carbone, torniamo a Filippo Servalli che va avanti. A elencarci tutto quello che si dovrebbe fare allora, come dicevo prima, noi eh, in Europa siamo, non abbiamo tante risorse, non abbiamo tante risorse, abbiamo il sole, l'idroelettrico, il vento, le maree, qualche cosa di questo tipo, e quindi da questo punto di vista, il problema del, dell'energia attraverso il carbon fossile, petrolio, carbone, eccetera, è un tema, è un tema importante. Però mi permetto di dire che Dobbiamo veramente spingere verso queste energie perché, perché, premessa: ogni persona, ognuno di noi, è dotato di un'energia. Noi, quando ci muoviamo, siamo dei consumatori, dei produttori consumatori di energia. E fondamentalmente, per un chi, un VAT, cioè, si può dire che noi abbiamo. 1 watt per un chilo, quindi noi quando ci muoviamo generiamo 80 watt fondamentalmente, se uno pesa 80 kg, 75-80 kg sono 80 watt e fondamentalmente quello che possiamo fare fuori, spingere l'energia che possiamo generare è di circa 2 watt a persona, questi sono i calcoli del professor Renda e professor, della professoressa Sertori, professoressa, Sertori, professor Sertori, professoressa Renda. Professori di eh, fisica del Politecnico di Torino, che purtroppo sono morti qualche anno fa, che avevano fatto un libro che si intitolava 100 watt per il prossimo miliardo di anni. Perché ovviamente voi sapete, noi siamo si stima che l'universo abbia 12 miliardi di anni e quindi teoricamente, la Terra è nata 4 miliardi, 3 miliardi, 4 miliardi di anni fa e dovrebbe durare almeno ancora un miliardo di anni. E come fa a durare la Terra un miliardo di anni se noi consumiamo tutto quello che, che è la Terra? Quindi il tema di fondo è questo. Ma torniamo alla nostra, al nostro esempio. Quindi noi praticamente generiamo 2 watt, 2 watt di energia che facciamo. Quindi di fatto per fare quello che eh, un'automobile mette a disposizione a ciascuno di noi, se fossero tanti uomini, sono 2.000 schiavi. Noi avremo bisogno di sportarci con quello che è l'auto di oggi, e eh, avremo bisogno della forza di 2000 schiavi per poter usare, tra virgolette, l'energia che un'automobile ci chiede, che normalmente è di 4166 Watt, questo è quello che mi dice, diceva il professore. Cosa succede in questa logica? Qua? Quindi, noi Oggi per poter muoverci usiamo eh, la benzina, il gasolio, eccetera, che ci consente di muoverci in questo, in questo fatto. La stima di, dei giacimenti petroliferi che si sono accumulati durante l'era carbonifera. carbonifera è di circa, è di circa eh, eh, è, eh, 50 milioni di anni fa: no? fa tutte le, le, le sostanze vegetali, quindi le piante, eccetera hanno generato quello che oggi è il petrolio che stiamo usando, il carbone che stiamo usando, eccetera, eccetera. Quindi praticamente, praticamente hanno fatto, hanno prodotto, 50-70 milioni di anni fa, ogni anno 14.000 tonnellate di petrolio. Praticamente in quei 70 milioni di anni hanno generato ogni anno 14.000 tonnellate di petrolio. Questa è la stima che hanno fatto i produttori quanto abbiamo generato. Dalla scoperta del petrolio ad oggi, se noi dovremmo utilizzarla in parti uguali per fare in maniera che quel petrolio realizzato non venga tutto bruciato, buttato via, sapete quanti grammi di petrolio all'anno potremmo utilizzare per fare in maniera che si recuperi per il miliardo di anni, per chi arriverà tra miliardi di anni? Penso pochissimo. Due grammi di petrolio all'anno. Oggi noi consumiamo di media, oggi, ogni essere sulla Terra, ogni uomo, ogni donna consuma 5 tonnellate di petrolio all'anno. Quindi, i professori che dicono 100 watt per il prossimo miliardo di anni è quello che noi potremmo consumare usando il petrolio. E qua vengo al tema del petrolio, perché oggi. Eh, vengo anche da questa conoscenza dei materiali che ho grazie alla mia esperienza di lavoro. Noi oggi bruciamo il 90% del petrolio che estratto. Cioè quindi il petrolio estratto fatto 100, noi 90 lo bruciamo, mentre invece è un materiale, è un materiale talmente pregiato che potrebbe diventare materia. Invece di bruciarlo, quindi materiali plastici, tecnici, oli, non oli, tutto materiale che potrebbe avere una valenza che invece è riciclabile, dura nel tempo, eccetera, mentre invece noi lo bruciamo. Quindi il mio messaggio su questo tema, rispetto al petrolio, rispetto all'Europa, noi dobbiamo fare due cose. Uno, Efficientizzare i consumi, comunità energetiche, sistemi di trasformazione più efficienti, eccetera. Per fare in maniera che il consumo diminuisca perché altrimenti stiamo continuando a usare il petrolio. Quindi, fare in maniera efficiente e, secondo, spingere il più possibile per utilizzare delle risorse che siano rinnovabili. Per fare in maniera che le future generazioni abbiano ancora la possibilità di avere quello che abbiamo avuto noi. La ricerca. Nel futuro, mi auguro, io guardo. Sono appassionato di, di fantascienza, quindi ritorno al futuro. Non so, noi giovani l'abbiamo visto quel film. Quando lo scienziato pazzo, alla fine, quando torna indietro dal futuro, per far andare la macchina, butta dentro la, la, una, la, 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 la pelle di una banana. La, la buccia di una banana la mette dentro nel sistema energetico e con quella buccia di banana fa partire nuovamente l'auto senza dover utilizzare litri e litri di, di, di benzina o di gasolio. Ecco questo tema del fare in maniera di consumare poco e di usare al meglio le fonte rinnovabili perché l'unica cosa che arriva dall'universo oggi sulla nostra terra è il sole. Quindi quell'energia lì che poi diventa vento, diventa, che è quella che ha consentito poi di fare il petrolio, eccetera. È l'unica energia che arriva dall'esterno. Usiamola al meglio e mi permetto di dire questo: aggiungo ancora, poi ti lascio la parola a Giacomo: è anche la più democratica. Cosa vuol dire democratica? Che tutti possono averla. Ciascuno ha la sua casa, ha la sua piccola proprietà, e lì può prodursi e consumarsi l'energia che arriva dall'esterno, che non è di nessuno ma è di tutti. Mentre invece ovviamente un pozzo petrolifero, chi possiede quel metro quadro dove si scava, dove si prende il pozzo petrolifero, è lui che decide. Ecco che allora se è lui che decide è, è non è democratico. Quindi questo per dire, certo abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di percorsi. Però la prima fase è quella di efficientizzare il nostro, lavoro, il nostro consumo e di fare maniera di essere dei produttori e consumatori allo stesso tempo. Quindi anche un invito che faccio, ma penso che già di molti ci stanno pensando, trovate la possibilità di produrvi la vostra energia con i pannelli solari che potete mettere sul vostro tetto, che oggi è un tema. Tanti dicono, ma il pannello solare poi cosa ne facciamo? Cosa ne facciamo? Io racconto sempre questo esempio. Ho una piccola casetta in montagna, in Valpiana, che ha montato un pannello solare mio cugino negli anni 70, nel 74-75. Era un pannello solare grande così, serviva per dare un po' di luce e per dare la televisioncina piccola in bianco e nero che avevamo in montagna. L'abbiamo smontato dieci anni fa quando abbiamo sistemato la casa, eccetera. ma per i suoi 40 anni il pannello solare magari produceva un po' di meno, però la sua funzione me l'ha sempre fatta, quindi per 40 anni non abbiamo consumato né petrolio né energia né, né carburo come era una volta per illuminare in montagna. Quindi da questo punto di vista mi permetto di dire che ovviamente bisognerà riciclarli, recuperarli, è un problema eccetera, però quello che arriva dal sole possiamo usarlo gratuitamente e ci consente di ridurre i consumi e è quello e chiudo lasciare un po' di materiale pregiato come è il petrolio anche alle future generazioni perché se lo bruciamo, se lo consumiamo tutto noi come questo calcolo che i professori hanno fatto in 70 milioni di anni, stiamo bruciandolo la velocità della luce. 5.000 volte di più di quello che dovremmo consumare, capite che dal punto di vista del futuro, per le future generazioni, diventa un problema. Allora il. Il signor Filippo, Filippo eh, mi ha fatto venire in mente alcune cose. Prima lui parlava di isola ecologica del suo paese. Le isole ecologiche ci sono un po' dappertutto. Ecco, mi raccomando, soprattutto quelle persone che hanno il computer da buttare, la stampante da buttare, il televisore da buttare, di non buttarli diciamo tra le varie cose o di massacrarli e metterli nel sacco nero tanto il la porta via. Perché in quello smaltimento lì ci sono un sacco di materiali che possono essere recuperati. C'è dell'oro, c'è dell'argento, ci sono dei metalli mh, derivati dalle famose terre rare, eccetera. Infatti esiste un, eh, un apposito eh, sito che dice RAE, rifiuti eh, proprio elettronici, che andrebbero commissionati nei propri posti. Detto questo e tornando invece con i piedi per terra alle nostre energie, se io vado nella vicina Brescia ho un grosso, grossissimo impianto di smaltimento che esiste da tanti anni e che nel frattempo, oltre a cogenerare energia elettrica, fanno sì che anche molte abitazioni vengano riscaldate. Idem si sta riproponendo a Bergamo e in tanti altri posti. Parlo del teleriscaldamento, altra soluzione che può essere non inficiante ma efficiente. Pannelli solari. Pannelli solari voglio focalizzarmi per una cosa. Non è vero che non rendono. Ovviamente, e non me ne vogliono i cittadini di Colere o quelli di, di Ardeggio su Invalcanale, se per tre o quattro mesi all'anno non ho il sole, ovviamente ho solo la luminosità che genera qualcosa, ma non con la potenza del sole. Ma se abito tranquillamente, posso dire dietro la chiesa di Clusone per fare un'ipotesi, o se vogliamo dove ci sono le ciodere di Gandino, dove il sole da quando nasce al mattino e fino al tramonto della sera in qualsiasi stagione c'è, ovviamente qualcosina di più posso generare. Allora arriviamo lì, spendiamo due parole sul teleriscaldamento e spendiamo due parole sul come allocare e dove allocare i pannelli. Ecco, su questo, sulla parte dell'allocazione dei pannelli, ovviamente in base, come diceva Giacomo, la posizione è determinante, c'è la possibilità di produrla se il sole è importante. Però io so di grossi investimenti anche in Germania, in, in campi solari, dove appunto questa possibilità è data in una zona dove c'è meno sole e c'è però c'è più luminosità e quindi c'è un equilibrio. Come dicevo prima, il pannello oggi siamo un po', a mio avviso, eh, tutti un po' condizionati dalla resa, perché molti che hanno messo i pannelli solari li hanno messi con un obiettivo commerciale cioè di vendere energia, quindi di farne una parte di guadagno. Ma per la persona che fa l'investimento, per la riduzione della sua bolletta, questa è un'operazione che gli dice, ok, nel giro di 10 anni, 20 anni, il pannello perderà di resa di efficienza, però non la perde completamente. Le celle di silicio al 70-80% continuano a produrre, quindi da questo punto di vista me la vedo come, come dicevo il mio, il mio pannello solare che ha messo mio cugino con mio papà negli anni 70, è durato per 40 anni e la sua quantità di energia sempre riduceva un pochino un po' di tempo nell'anno, ma ha sempre con, cominciato a, continuato a darla. Quindi primo elemento. L'investimento è un investimento che ci consente di avere una riduzione della bolletta nel tempo. Se poi entriamo in una comunità energetica abbiamo la possibilità di darlo a chi lo usa nel momento in cui io non lo uso. Quindi questo, tutto questo equilibrio è un vantaggio. Terribile. È quello che possiamo fare noi ovviamente. In questo modo diminuiamo il consumo di metano, di petrolio che comunque ancora oggi abbiamo bisogno di utilizzare perché se no fermiamo il mondo, quindi quella parte lì dobbiamo usarla ancora, però se un po' alla volta ciascuno di noi fa il suo piccolo investimento, è come dire cosa può rendere un investimento in, 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 in pannelli solari? Di più che tenere i soldi in banca, quindi oggi tenere i soldi in banca non rende praticamente niente. Oggi, e qualcosa, adesso gli ultimi anni è qualcosina, al 2-3%, non lo so se è così. Ma oggi se noi investiamo i nostri 20.000 euro su un impianto di pannello solare sulla nostra, sulla nostra casa, noi abbiamo una resa certa tutti gli anni superiore decisamente al 3% che lasciare i soldi in banca. In più se entriamo anche in una comunità energetica non sprechiamo niente perché la diamo a qualcun altro che in quel momento la può usare Perfetto. al nostro posto. Ecco, il teleriscaldamento è conveniente dove viene prodotto? Ecco, il teleriscaldamento effettivamente il tema è la vicinanza, dove Anche ci sono lì. gli impianti. Qua io ho esperienza su Novara, eh, su Brescia e, e a Bergamo, adesso stanno lì vicino, vicino all'Alio, dove c'è quella zona lì, dove stanno facendo alcuni investimenti. Ovviamente il tema della distanza è importante e quindi da questo punto di vista eh, funziona dove ho la vicinanza. Ovviamente, anche qua ci sono anche i pannelli solari per riscaldare l'acqua, che sono un altro elemento. però qua abbiamo bisogno veramente di sole, quindi nelle zone dove il sole non c'è. Le famose pompe di calore. E quindi, abbinata alla pompa di calore, ci consente di essere efficienti. Dagli studi che abbiamo, da quelli che ho potuto raccogliere in questi anni, purtroppo nelle nostre zone, dalla media valle in su, è un po' dura su questo tema, però. 5, 6, 8 mesi ce la possiamo fare. Ovviamente quegli altri 4 mesi da novembre a febbraio, marzo, è difficile riuscire a avere un'efficienza. Purtroppo questa parte qua, però, se noi facciamo che 8 mesi su, 14, su 12 abbiamo una, una fonte che non brucia energia, eh, è già un bel, un bel fatto. Io credo che dobbiamo essere anche consci. Cioè, ci sono quelli talebani della, della sostenibilità. Tutto subito non è possibile. Sappiamo, quello che mi permetto di dire, sappiamo che la direzione è giusta. Per quello che anche oggi con le discussioni politiche ci saranno le elezioni in America, che sono dei super consumatori di energia. C'è mia figlia che, che adesso abita là e lavora là per i prossimi tre anni e la cosa che si vede è che se noi consumiamo energia uno per fare una cosa, loro ne consumano 4-5, 4-5 volte in più, perché non sono organizzati sull'efficienza. Anche qua, piccola premessa, noi in Italia abbiamo sempre dovuto comprare l'energia, non l'abbiamo, quindi, abbiamo sempre... quindi tutte le nostre imprese, tutte le nostre case, sono comunque state improntate a essere efficienti e consumare meno energia. Quindi siamo bravi da questo punto di vista, le nostre imprese... È la prima voce che guardano di ridurre il consumo energetico. In America no, quindi abbiamo questo vantaggio che siamo già avanti. Teniamo questo vantaggio perché se vogliamo lasciare qualcosa alle nostre generazioni dobbiamo fare in maniera di consumare il meno possibile, essere efficienti e, mi permetto di dire, investire sui temi energetici dove ci è possibile. Eh, gli esempi sono tantissimi, alcuni imprenditori che 10-15 anni fa sono partiti su questi temi, oggi hanno anche avuto una resa economica importante. Non faccio i nomi, ma ne, conoscono 4, ne conosco 4-5 anche nelle nostre valli che hanno investito 10-15 anni fa e oggi hanno, una re, hanno avuto un vantaggio economico importante. Noi adesso investiamo invece in un'ottima canzone, così tiriamo il fiato un attimo. <tricutti> Eccoci qua, ancora due paroline sullo sviluppo sostenibile. Ma allora, il tema di fondo, come dicevo prima, io è un po' di anni, sono vent'anni che sto seguendo il tema a livello di sviluppo eh, sostenibile. Cioè, dicevamo prima sul tema del, 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 del futuro basato sull'energia, che è stata la nostra crescita di questi cento anni, si vede dove c'è più consumo di energia c'è miglioramento della qualità della vita delle persone, quindi questo è scontato. Però sappiamo anche che l'energia del petrolio, ne abbiamo parlato prima, è finita, non è che possiamo pensare che tra 500 anni avranno ancora, il petrolio si è creato in 70 milioni di anni, quindi non possiamo pensare che eh, in, in pochi anni lo consumiamo tutto. Quindi il tema di fondo è, è chiaro dove dobbiamo andare, sviluppo sostenibile. Sostenibile vuol dire possibilità di dare anche alle future generazioni... Di eh, la possibilità di vivere come stiamo vivendo noi. Ecco qua siamo su, su questo tema qua. Molto spesso oggi noi ragioniamo soprattutto e tutto il mondo guadagna, sul PIL, il famoso PIL, il prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo è un elemento importante perché misura solo la crescita. Ma lo sviluppo non è soltanto la crescita, bisogna aggiungersi anche due altri elementi. Innanzitutto la dimensione del le relazioni umane noi non viviamo solo di economia abbiamo bisogno anche di eh, stare siamo delle persone quindi dobbiamo dobbiamo stare con delle persone quindi la questione delle relazioni umane sono centrali e queste relazioni umane sono fatte di, di due elementi l'elemento fisico quindi dobbiamo star bene dobbiamo vivere bene eccetera e l'elemento psicologico e eh, dobbiamo star bene anche con la mente stiamo bene col corpo abbiamo i soldi stia bene col corpo bene con la mente. Ecco, lo sviluppo sostenibile cerca di coniugare questo quest approccio, dobbiamo star bene con la mente e col corpo, ovviamente eh, avendo le risorse necessarie per poter fare le cose. Allora questo ragionamento, questo ragionamento dove ci porta? A far rimanere che è chiaro che dobbiamo avere gli strumenti per poterlo fare. Il tema dell'energia gestita bene, prodotta bene, innanzitutto prodotta bene gestita bene e costruendo anche un piccolo fattore economico, ecco le comunità energetiche, che ci danno un vantaggio economico riusciamo a mettere insieme questo, questo sviluppo sostenibile. Io sono molto convinto che le persone, eh, gli imprenditori, ma anche le singole persone dei nostri territori che negli anni sono, ci dicono tutti ma voi avete tante imprese, quanto, quanti abitanti in tutta la media valseriana, ci sono tante imprese, quindi gente che sa fare il mestiere del, dello sviluppo del futuro. Restiamo attenzione al tema energetico, investiamo in questi settori dove c'è possibile, non possiamo andare a fare... I produttori di, di energia attraverso certi impianti eolici, abbiamo fatto anche le verifiche ancora con l'amministrazione Maccari, mi ricordo insieme a alcuni imprenditori del Val Gandino, eravamo andati sulla Sparavera, era stato posizionato dei sistemi per, raccogliere, per misurare il vento che c'era su quelle zone. Purtroppo il vento è troppo poco per poter fare questi investimenti da noi. Quindi quello che possiamo fare è efficientizzare l'uso dell'acqua e avere attraverso la produzione di solare la produzione di energia elettrica per il nostro territorio, per la nostra casa e dove ci avanza la mettiamo a disposizione degli altri. Allora abbiamo energetica. ben capito, Nel, alle, nostre, alle nostre latitudini l'eolico non funziona, per cui è inutile che io faccia una torre di 40 metri con delle pale enormi perché non riuscirei a produrre neanche il costo del basamento di quella torre lì per cui non ammortizzerò mai l'impianto questo glielo lasciamo fare in quelle zone d'Italia esposte al vento poi per esperienza personale in certe zone perché le ho visitate in certe zone della Spagna dove il vento aiutato dalla vicinanza del mare arriva tutti i giorni eh, adesso diamo la linea alla regia per il secondo spazio chiamiamolo istituzionale poi riprendiamo parlando un attimo di idrogeno. Vi stiamo trasmettendo dal supermercato del tessile di Ponte Nossa, reparto artigianale, dove produciamo materassi per la casa, per camper, roulotte, divani e divani letto. Tagliamo gomma piuma su misura anche per il fai da te. Siamo specialisti nei materassi fuori misura e super veloci nelle consegne. I prodotti da noi utilizzati sono tutti altamente tecnologici e made in Italy. Non amiamo le frasi fatte e roboanti. Ci accontentiamo del passaparola dei nostri clienti soddisfatti. Vieni anche a visitarci e Passaparola! Supermercato del tessile di Ponte Nossa, in via Europa 47, telefono 035 70 13 61. Supermercati Cosmark Aparre, la buona spesa in Val Seriana. Marche selezionate. Prodotti del territorio. Cibi genuini. Tanti prodotti per la cura della persona e della casa. Supermercati Cosmar Caparre, la buona spesa in Valseriana. Pagina Facebook, Cosmark Supermercati. Artigian Salotti, costruiamo il nuovo divano partendo dalle misure fornite dal cliente con una vastissima gamma di tipologie e colori. ABN in via Prati 38, artigian salotti a prezzi di produzione fatti per durare. Previsioni per oggi. Al mattino, in pianura, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, in pianura, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, banchi di nebbia in diradamento. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Artigian Salotti, costruiamo il nuovo divano partendo dalle misure fornite dal cliente, con una vastissima gamma di tipologie e colori, ABN India Prati 38. Artigian Salotti, a prezzi di produzione fatti per durare. Cantina di Bacco a onore è il più grande distributore di vino sfuso dell'Alta Valle Seriana. Qui potrete trovare infatti ben 20 tipi di vino sfuso e comodissimi bag-in-box con il vino sottovuoto e rubinetto per la spillatura. L'enoteca è inoltre fornita di circa 600 etichette di vino in bottiglia, distillati, liquori, birre artigianali, spumanti, champagne e prodotti gastronomici di alta qualità. Molta attenzione ai prodotti locali con piccoli produttori della Bergamasca. Non mancano poi confezioni eleganti per le vostre occasioni speciali. La Cantina di Bacco è anche noleggio impianti birra per le vostre feste estive. Seguite la pagina Facebook e Instagram La Cantina di Bacco Enoteca per restare sempre aggiornati su offerte e novità. Lunedì e domenica pomeriggio chiuso. Per contatti 0346 747 83. www.lacantinadibacco.shop.it. Dalla redazione, autonomia differenziata e illegittime specifiche disposizioni, negata invece l'incostituzionalità dell'intera legge. E la sintesi a cui è giunta la Corte Costituzionale, accolti in parte i ricorsi delle quattro regioni guidate dal centro-sinistra: Campania, Puglia, Sardegna e Toscana. In particolare, la consulta bocciato la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio a determinare l'aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Stop anche alle modifiche delle aliquote dei tributi decise con decreto, da qui l'invito al Parlamento a colmare i vuoti che ne derivano. Valutiamo i correttivi, commenta il ministro Calderoni, aggiungendo però che la Corte ha chiarito che la legge è conforme alla Costituzione. Esulta l'opposizione, secondo cui invece la legge è demolita. Per Elislain, l'ennesimo flop. L'Italia, una se ne facciano una ragione, commenta il leader 5 Stelle Conte. Omicidio nel Regino, un giovane di 21 anni è stato ucciso ieri sera con un colpo di pistola alla testa San Pietro di Caridà. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine per oltraggio a pubblico ufficiale. Si tratta del terzo episodio di sangue che si verifica nella zona in poco più di sei mesi. C'è anche un minore tra i due ragazzi arrestati a Rimini per aver usato violenza su una ragazza di 16 anni lo scorso agosto e incastrare i due accusati anche di spaccio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e la comparazione dei campioni di DNA sono accusati di violenza sessuale di gruppo pluriaggravata su una minorenne. Forte scossa di terremoto a largo di Cocopo a Papua Nuova Guinea. Il sisma è di magnitudo 6.7 secondo i dati riferiti dall'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Epicentro della scossa a una profondità di 52 km. Non si hanno al momento notizie di danni o di un'eventuale allerta tsunami. È tutto a più tardi. Tutti i martedì alle 20.30 a ah, Come Atalanta conduce Alberto Porfidia, tanti ospiti dal mondo del calcio. Anche in streaming sul sito aerobicchannel.it e sul nostro canale YouTube. Eccoci qua, terzo ed ultima parte di questa piacevolissima conversazione sulle energie, sul conoscere quello che dovremmo fare. Adesso do ancora la parola a Filippo perché eh, vogliamo parlare un attimo anche di idrogeno. Eh, prima di dare la parola ricordo un vecchissimo film di Louis de Funet che metteva un'ampolla di acqua nell'automobile e poi viaggiava. Con l'idrogeno non è propriamente così, però per intanto con l'acqua del fontany della Mama o con l'acqua della concossola non si va ancora in giro autonomamente. Sì, effettivamente il tema dell'acqua eh, è, è l'elemento probabilmente che ce n'è di più sulla Terra, almeno disponibile, gli oceani eccetera. Quindi, da questo punto di vista, eh, l'acqua sappiamo H2O, quindi ci sono eh, due molecole di idrogeno. Quindi, questo idrogeno l'abbiamo e sappiamo per esperienza eh, eh, i missili, l'Apollo 11, 12, 13 che sono andati sulla Luna avevano l'idrogeno come combustibile. Quindi l'idrogeno è un combustibile pulito perché non emette CO2, perché ovviamente è idrogeno, e quindi da questo punto di vista ci consente di poter guardare in una logica energetica interessante. Però, anche qua non tutti gli idrogeni sono. sono l'idrogeno, oggi, come utilizzato, non è utilizzato in tutte le stesse modalità perché è ottenuto anche dal metano, CH4, quindi ci sono molecole di idrogeno anche nel metano, quindi che ovviamente separando emetto CO2. Quindi il primo elemento è fare in maniera che la produzione dell'idrogeno sia pulita, però per produrre idrogeno e per rompere quella molecola dell'acqua per togliere l'idrogeno serve dell'energia. Quindi abbiamo bisogno che ci sia dell'energia per partire e qua oggi il tema di fondo è quale energia usiamo. Per fortuna, e tornando al tema ancora che dicevamo prima del, del, dell'energia più democratica che ci sia, che è quella solare, attraverso i sistemi di pannelli solari che producono energia riusciamo a avere un'energia che ci consente di aprire la molecola. Qua, se la, la regia mi manda l'immagine di, di quel progetto idrogeno che abbiamo quelle tre, tre foto, immagini fotografiche che ho, ho fornito, ecco qua è proprio quello che è il processo. Noi attraverso il percorso dell'idrogeno, del, dell attraverso il sole, abbiamo i nostri pannelli solari, produciamo le energie, attraverso questo discorso delle queste fuel cell, delle celle che ci consentono con dei, con dei catodi degli anni, in una questione di, di scambio tra, tra l'idrogeno, l'ossigeno e l'energia che riceviamo, riusciamo a separare la molecola dell'ossigeno, dell'idrogeno dall'ossigeno. E cosa facciamo? Possiamo stoccarla, questo è il tema, quindi quando ho il sole, il sole mi prende l'energia, attraverso queste celle, le fuel cell ci consentono di separare l'energia, e di separare l'idrogeno dall'ossigeno, l'idrogeno lo mandiamo in, in, in bombola e l'ossigeno lo mandiamo nell'aria, quindi generiamo ossigeno. Ci sono già, e qua vedete l'immagine, quella Baxi, non voglio fare pubblicità, ma in Olanda ci sono già tanti sistemi di casa che hanno una caldaia idrogeno-metano, cioè sono delle caldaie particolari che utilizzano l'idrogeno per riscaldare. Nel progetto che voi vedete è un'ipotesi di un percorso per produrre anche 150 kW di energia che, eh, che può essere utilizzato attraverso... Un, dove parcheggiamo l'auto, eh, il pannello solare ci genera questa energia, dentro un container che contiene queste fuel cell, lì ne vedete in piccolo due che fanno la, la separazione, ci separiamo questo materiale e le mandiamo nelle bombole, che queste bombole poi possiamo usarle come accumulatori. Ecco che qua, dal punto di vista teorico, Bisogna ancora fare dei lavori, bisogna investire ancora sul tema. Riusciamo a fare in maniera di avere lo stoccaggio dell'energia. Diceva il buon Giacomo prima: quelli di Val Canale, eccetera, come fanno che non c'è il sole in certo periodo? Ecco, abbiamo bisogno di avere dei luoghi dove conserviamo questa energia. Questo percorso attraverso sempre il solare, attraverso l'energia solare, attraverso la separazione possiamo accumularlo, lo accumuliamo in queste, in queste bombole che poi man mano le usiamo nel momento in cui abbiamo, abbiamo bisogno. L'equilibrio di questo meccanismo sta sempre diventando più efficiente, la tecnologia, la ricerca ci sta aiutando in questo e quindi ci sono delle condizioni su cui, su cui questo tema può essere interessante. E per l'Italia che ha una penisola che è bagnata dal mare su quasi tutte le sue coste, che ha il sole soprattutto al sud, nelle zone da, 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 dal centro Italia in giù, abbiamo la possibilità di avviare i meccanismi di produzione dell'energia che tanti altri paesi non hanno. E questo può essere, per un paese come l'Italia, povero di altre energie fossili e altre, completare la propria, eh, la propria autonomia energetica. Perché ribadiamo che l'autonomia energetica è la base per lo sviluppo delle future generazioni. Dobbiamo trovare il modo di consentire alle nuove generazioni di avere l'energia sufficiente per, il loro, per la loro vita, come l'abbiamo avuta noi: che per fortuna o per loro sfortuna stiamo consumando troppo quello che è la nostra terra. Ricordo per aver visto e per sentito dire che abbiamo tre o quattro società in Italia molto avanti nella ricerca dell'idrogeno e se le cose vanno come devono andare eh, prossimamente il treno che da Brescia porta passando da Iseo a Edolo dovrebbe essere il primo treno in Italia alimentato completamente ad idrogeno chi vivrà vedrà per cui non andatevene non dipartite restate qui perché solo vivendo si potrà vedere tutta questa evoluzione. Allora, la chiudiamo un attimino qui. Adesso mi rivolgo al signor sindaco di Gandino. Signor sindaco, lei è venuto qui in veste di grande conoscitore. Io adesso invece la copto un attimo in veste di sindaco. Cosa succede eh, alle Cinque Terre della Val Gandino nel periodo natalizio? Ma grazie della domanda, grazie anche per questa possibilità, eh, abbiamo giusto fatto ieri la conferenza stampa di presentazione della Casa di Babbo Natale, che eh, torna per la quinta volta a Gandino, eh, che ha come elemento centrale il fatto che Gandino ha tanti palazzi storici. Gandino ha più di 30 palazzi storici, con questa esperienza abbiamo, stiamo, usando il, stiamo utilizzando il quinto palazzo, Messo a disposizione, e qua ringrazio le famiglie gandinesi che in questi anni hanno messo a disposizione questi palazzi, che sono palazzi seicenteschi, di eh, una fattura importante di una storia della ricchezza di Gandino. Quindi, di fatto, il traino del, della, della casa di Babbo Natale è legato a questo luogo che è Gandino, che è un luogo storico e ricco di iniziative. Ma. Col percorso delle Cinque Terre da Val Gandino, che è nato ormai quasi eh, 17-18 anni fa, credo fosse il 2000, 2007, quando è nata anche la Casa di Babbo Natale, guarda caso, la prima esperienza è di circa 17 anni fa, quindi, quando è nato il distretto delle Cinque Terre da Val Gandino, che i comuni, i cinque comuni Gandino. Leffe, Cazzano, Peia, Casnigo, si sono messi insieme per fare una strategia comune di quella perdita, se ne parlava prima, del, delle funzioni commerciali. Ecco, questo modo di fare squadra, a livello comunicativo, a livello di iniziative, ha dato un minimo di frutti. Stiamo cercando di resistere allo spopolamento, resistere alla desertificazione commerciale, o come la chiama qualcuno, deserto commerciale. Non è del tutto così, ci sono alcune delle esperienze positive e abbiamo... Avviato tantissime iniziative. Su Gandino abbiamo gli elementi, appunto, la Casa di Babbo Natale e il Museo dei Presepi per Natale, che è il museo, probabilmente quello con più presepi in tutta la, la Lombardia, concentrati da tantissime nazioni, grazie alla storia, alla donazione del mio Monsignor Frana, che è stato che è stato osservatore permanente all'UNESCO a Parigi, che quindi avendo la possibilità di conoscere il mondo ha donato e riceveva tutti gli anni tanti presepi e li ha donati al Museo del, di Gandino. Quindi questa dimensione qua. La casa di Babbo Natale in centro, quest'anno in via Papa Giovanni. Praticamente la via principale di Randino ha la casa di Bambonari, quindi tutti possono passare passando di lì e arrivano in piazza. Quindi con i commercianti abbiamo organizzato tante iniziative, ma poi ci sono altre iniziative importanti. Per esempio, alle F nella piazzetta Servalli, verrà messa la eh, pista di pattinaggio su ghiaccio quindi, proprio in centro il paese, vicino al comune, con la possibilità per tutti in orari pomeridiani e serali durante i periodi festivi, anche di poter fare questa, avere questa attrattività, soprattutto per chi ci abita. E poi ci sono le varie iniziative, la, il per esempio vivente che sarà a Cirano, sempre su Gandino, ma a Casnigo i Remagi, le Remagi che scenderanno dalla, dalla Trinità. Dalla Trinità eh, nel periodo del 6 di, il 5-6 di gennaio e poi a, 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 anche a Pei hanno messo insieme un percorso della casa incantata, per, soprattutto per chi ci abita, quindi tantissime iniziative sia di tipo culturale che di tipo ricreativo. Eh, ci saranno momenti musicali, ci sarà la filodiffusione, per esempio su Gandino, su tutto il percorso ci sarà la musica su tutto il percorso di, di questo, del centro. Quindi ringraziamo anche i gandinesi che dovranno sopportare un po' questa, questa, questa iniziative tra virgolette, un po' commerciali. Ma credo sia importante per il nostro territorio avere delle offerte come è stata, come è stata organizzata dalle Cinque Terre, che ci consente di fare e di dare. Un, un percorso per tutti. Ci saranno tante iniziative, una le campane: abbiamo un gruppo dei campanari bergamaschi che verrà in vari momenti a tenere animato il territorio utilizzando le campane, che sono un elemento, di, un elemento natalizio interessante. Ci saranno raccolte di solidarietà con la Casa del Grinch. Ci saranno eh, i mercatini, vari mercatini sull'Eff, su Casnigo, su, su Cazzano, il primo a Cazzano. Il, il primo di dicembre 30 e primo di dicembre, e dal punto di vista delle iniziative, il manifesto, il, il, il volantino scusa, te lo prendo. Cioè, queste sono tutte le iniziative che abbiamo nei pro, nel prossimo mese. Quindi eh, sui cinque comuni tantissime iniziative che ci consentono di rendere vivo il nostro territorio. Mi piace evidenziare, scusa se l'ultimo passaggio. Questo percorso della sinergia dei cinque comuni che dicevo. Il fatto di aver creato la Commissione delle Cinque Terre questo momento continuo tenete conto che i cinque comuni mettono a disposizione dei fondi ogni anno per tener vivo questo meccanismo. Partecipiamo ai bandi regionali sì, che hanno finanziato parecchie iniziative anche per i nostri commercianti di ristrutturazione, eccetera, ma anche, ma anche proprio il fatto di avere della promozione continua. E qui il nostro buon Gherardi che dal punto di vista della promozione ci consente di essere sempre sul pezzo e far conoscere tutte le iniziative che facciamo. Allora, chiudo. Io voglio togliere... Gandino, nobile da vivere. I palazzi per noi sono una strategia. Bisogna tornare ad abitare in questi luoghi. Io non voglio togliere la parola al signor Sindaco di Gandino. Devo precisare due cose, l'ho detto tante volte. Ricordatevi che i paesi... Partendo da, lasciando perdere Bergamo, città, partendo dall'inizio della Val Seriana, ma questo concerne anche la Val Brembana e la Val di Magna, ci sono chiese, ci sono sagrestie, ci sono duomi, ci sono basiliche da visitare. Ci sono musei dei presepi, ci sono musei d'arte sacra, quello di Gandino l'abbiamo ribadito tre o quattro mesi fa in una precedente puntata col curatore, eh, c'è da vedere veramente di tutto dall'inizio alla fine, eh, entrando in Valbondione fino a Lizzola o facendo il passo di Zamla, andando a oltre il colle, scendendo in Valparina, scendendo in Valserina e per contro scendendo all'Overe. Eh, scendendo e poi salendo in Val Camonica, e di contrasto arrivando in Presolana e scendendo in Val di Scalve. Per quanto riguarda le cinque terre della Val Gandino, ho qui il Depliant sotto mano: mi sono preso la briga di contarle partendo da domenica 24 novembre e fino a tutto il giorno dell'Epifania: ci sono 40 manifestazioni, una diversa dall'altra. Ricordo invece che la casa di Babbo Natale, quella parte già domani pomeriggio, vale a dire domani che è il 16 di novembre, immagino ci sia l'inaugurazione, se ho 5 minuti di tempo magari ci arrivo perché l'amicizia con Mauro è talmente alta che gradirei andare a trovarlo, magari domani lo faccio. Allora, signor Sindaco, adesso ci ascoltiamo ancora un brano musicale, poi ci avviamo alla conclusione parlando sempre in senso lato 5 minuti anche di Valpiana e del Farno. Era figlia di un cinese, si è fatta monaca, si è fatta monaca per un dolore, per un capriccio del suo primo amore. Più bella. se sei malata tu dovrai soffrir in quel... di quel convento è l'ingegnere che lo disegnò è il muratore che lo fabbricò Era figlia di un cinese e si è fatta monaca. 3 o 4 minuti la parola a Filippo per Valpiana e Farno. Ma proprio in questi giorni abbiamo presentato un bando come comune di Gandino per eh, collegato alle Olimpiadi, eh, legato alla valorizzazione del, eh, del farno. Allora, eh, nel, nel presentare questo bando il bando chiedeva andate a vedere cosa c'era di collegamento tra la storia delle Olimpiadi e il vostro territorio. Siamo andati a vedere e cosa abbiamo trovato. Una notizia sulla Val Gandino del 1925, 22 febbraio 1925. Sul bollettino parrocchiale che usciva settimanalmente, allora, il titolo era 500 sciatori scritto con la K e con la Y sul Monte Farno. L'articolo racconta di, eh, che 100 sciatori dell'Alpe di Bergamo, Associazione Alpe di Bergamo, con 400 sciatori degli escursionisti milanesi arrivarono a Gandino, parteciparono alla Santa Messa, eccetera, e poi a piedi salirono al Monte Farno per fare una loro manifestazione sciistica. Ecco, cento anni fa, 100 anni fa, c'era già un'attività particolare eh, sul Farno, e quindi ci fa dire come il tema del, delle nostre montagne abbia una certa valenza storica. Ci piace evidenziare qualcuno lo diceva, non abbiamo ancora trovato i documenti. Il buon Beppi Anesa, che era uno degli animatori del Farno, con lo skilift, eccetera. Il primo skilift in Lombardia al Monte Farno. Diceva, lui l'ha sempre detto come sua manifestazione, per dire qua piccola, piccola pista. Perché ovviamente il discesone come lo chiamiamo noi, il discesone sono 300 metri, una piccola poi però c'è la pista di, di fondo di, di, del Monte Farno, della montagnina. Con il luogo più freddo della Lombardia. Anche qua zona particolare delle persone vengono a vedere e a star su a vedere questo freddo se, se andate a vedere sul, sul sito della, della regione Lombardia delle, delle previsioni metro eccetera andate nella categoria delle, delle rilevazioni temperature e ci troviamo sempre il Farno, la montagnina a 1450 metri circa sempre tra le prime, seconda o terza più fredde della Lombardia le altre sono a 3000 metri, 2800 metri eccetera quindi queste nostre zone montane facilmente raggiungibili hanno una storia, sono vissute credo abbastanza bene, stiamo regolandole in maniera di consentire a chi ci arriva di fare una vera eh, passeggiata in montagna e eh, a questo proposito sempre di più sia attraverso la panchina che è sulla Sparavera che ci consente di vedere il lago sia il passaggio dalla Valpiana per arrivare alla Malga Lunga che ci consente di vedere l'Over e il lago di Rover eccetera e andare nei luoghi della resistenza su questo è un luogo dove la nostra montagna ha una valenza soprattutto per chi vuole respirare ossigeno e ossigenarsi dopo una settimana di lavoro e di impegno. Quindi le nostre zone sono anche quello. Lavoriamo tanto però, ci sono anche le occasioni per poter essere nella natura, nel luogo dove ci rigeneriamo. Signor Sindaco, ti ridò la mano e lo dico già da adesso, il 24 di gennaio, che è ancora un venerdì, riavremo ospite il signor Filippo Servalli perché abbiamo parlato di rinnovabili, ma abbiamo ancora una puntata da fare sullo spazio. Perciò l'ho già precettato, così facciamo una cosa a 360 gradi. Come dico sempre, grazie di averci seguito, speriamo di essere esaustivi e non invasivi. Ricordo sempre il nostro numero, che è il 98, canale 98 Robic Channel, la replica alle 17.17.05 di oggi o del lunedì quando andiamo in onda il lunedì, YouTube uh, ad Maiora, ad Maiora come sempre.